Albano e Loredana Lecciso a cena con Madonna, il gesto di Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco e la compagna hanno avuto il piacere di conoscere la regina del pop. La presenza di Madonna in Puglia non è passata inosservata. La pop star di origini italiane ha scelto il sud della penisola per festeggiare il suo 63esimo compleanno. Non tutti sanno però, che la cantante ha avuto modo di conoscere Albano Carrisi e la sua compagna Loredana Lecciso. Come fa sapere Dagospia, la coppia ha incontrato Lady Ciccone ad un evento. Un incontro che ha entusiasmato molto sia Albano sia Loredana Lecciso. Del resto non capita tutti i giorni di trovarsi a cena con una delle artiste più famose al mondo, colei che ha indubbiamente fatto la storia della pop music. Durante l'evento, a quanto pare, Carrisi ha lasciato il segno, alla presenza di Madonna e di altri invitati ha intonato la sua celebre hit, Felicità. Un brano conosciuto in tutto il mondo e che ha deliziato la pop star e tutti i presenti. Al momento né Albano né Loredana Lecciso hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. In questo periodo il cantante di Cellino San Marco sta valutando alcune proposte di lavoro. Ottenuta la conduzione della Notte della Taranta, il 78enne è in trattative con Milly Carlucci per prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. La Lecciso, invece, ha deciso da qualche anno di abbandonare il mondo della televisione per dedicarsi alla famiglia. La vacanza di Madonna in Puglia. Madonna è arrivata in Puglia con il fidanzato 26enne, il ballerino alla Malik Williams, alcuni familiari ed amici. Una comitiva unita e affiatata per festeggiare il compleanno di Luis Veronica Ciccone. La cantante, attrice e regista ha organizzato un party esclusivo in un resort di lusso nel Brindisino. Madonna ha visitato la sua regione preferita girovagando spesso a piedi come una comune turista ed è poi salita a bordo di un treno storico. La Ciccone ha documentato tutto su Instagram, postando delle stories con in sottofondo alcune canzoni di Claudio Villa. Madonna ha inoltre fatto tappa a Lecce-Ostuni tra un'escursione e l'altra si è fermata a cantare Bella Ciao con un gruppo di musicisti pugliesi.